Leggiamo i Santi Vangeli, amorevolmente, seduti ai piedi di Dio che ci parla di sé e ascoltando la sua parola con un'attenzione, uno zelo che sono la misura del nostro amore. Amorevolmente, ascoltandolo parlarci di sé, come Maria e Giuseppe facevano a Nazareth, come Maddalena a Betania. Ciò ci mostra che dobbiamo cercare di comprendere questa beneamata parola. Colui che ama non si accontenta di ascoltare le parole dell'essere amato come una cara melodia, ci tiene a cogliere, a comprendere le più piccole parole, ci tiene tanto più quanto più ama, poiché tutto ciò che viene dall'essere amato ha tanto valore. Hanno tanto valore soprattutto le sue parole, che dicono della sua anima.